ma a me sembra che ci sia come, non so se devo dire una lobby, un gruppo, non so oggi come si devono chiamare, che non permette a Pagani di risorgere. Allora questo è un peccato dinanzi al Signore ed è uno schiaffo all'intelligenza dell'uomo. Dobbiamo forse riprendere il positivo che c'è, e io so che c'è, e ricostruire il tessuto connettivo di questa città. Lobby non ha usato una parola qualsiasi, una parola scelta a caso, il vescovo Giudice nella sua ultima uscita sulla realtà paganese. Lobby è il termine che ha preferito usare per indicare forze che remano contro. Il termine lobby viene correntemente usato per indicare gruppi, organizzazioni, individui legati tra loro dalla volontà di influenzare a proprio favore chi ha potere decisionale. Il gruppo di interesse si attiva in modo da esercitare influenza sulla decisione dei decisori pubblici, siano essi rappresentanti del potere legislativo, dell'esecutivo, delle autorità e degli enti di controllo o della funzione di implementazione realizzata dalla pubblica amministrazione. Dunque, per sua eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice, ci sarebbero dei paganesi che remano contro Pagani, paganesi che non solo non amano la loro città, ma agiscono o comunque assumono atteggiamenti deliberatamente ostruzionistici rispetto alla possibilità di riscatto e di decollo di Pagani stessa. Gli amministratori, allora, io non è che non vogliono che Pagani risorga. Allora io insisto su questo, però il compito, carissimi ragazzi, ho appena finito un'ora fa di scrivervi la lettera per Natale, uscirà fra qualche giorno, ed è un dialogo la notte di Natale tra l'asino e il bue, che più di noi uomini capiscono quali sono i mali oggi della città. Allora il vostro compito, e io lo do a voi come compito, è di ricostruire il tessuto delle famiglie e di questa città. Se qualche volta noi grandi facciamo qualcosa che non va bene, tirateci un poco per la giacca, per la gonna, per il vestito e diteci che stai facendo. Anche il Papa ieri ha alzato la voce contro coloro che danno a mangiare ai figli, però andando a prendere dove non si deve prendere, cioè dove c'è il male, dove c'è lo sporco. Cominciamo ognuno di noi, comincio io vescovo, però io ho molta fiducia di voi ragazzi.